Buonasera, ben ritrovati. Nuova puntata di Mondo Amaranto, una puntata particolare perché oggi si giocava in Serie B con l'Arezzo Calcio Femminile impegnato in casa contro il Molassana Boero. Vedremo tra poco com'è andata. Faremo poi rapidamente nel finale anche la carrellata dei campionati giovanili dell'Arezzo, ma sarà una puntata, diciamo, quasi tutta dedicata all'Arezzo Calcio Femminile. Ritroviamo Elettra Fiorini, buonasera. Buonasera. E per la prima volta con noi l'allenatore dell'Arezzo Calcio Femminile, Max Lorenzini, benvenuto. E Riccardo Buffetti che ha seguito la partita. Buonasera Riccardo. Buonasera. E allora vediamo subito com'è andata. Siamo quest'oggi da primo in classifica con 13 punti dopo la vittoria di domenica scorsa nel campo del Pisa per 2-1 grazie alla doppietta della solita Razzolini. Arezzo è riuscito a conquistare così 4 risultati utili consecutivi su 4 partite giocate. Siamo al centro sportivo Giunti di Arezzo per raccontarvi la sfida della sesta giornata della Serie B nazionale. La partita fra Arezzo e Molassana Boero. Riesce a girarsi, riesce a allontanare comunque Arazedi. Poi De Blasi sbaglia il tocco. Palla per Razzolini, il tocco verso Carta, può andare in profondità, ancora Carta, stesa, attenzione, stesa da Librandi, ultimo uomo, attenzione, Rosso, cambia la partita. Paganini, fischia l'arbitro, parte Paganini con il destro, Paganini, e va in gol l'Arezzo. Carolina Paganini trova la gioia sul calcio di punizione. E al 14° si sblocca l'incontro. De Blasio, il rinvio lungo, 10 di testa. La palla poi verso Carta. Arriva comunque in ritardo. De Agostini, il rilancio. Attenzione all'intervento su Teci. È regolare. Zoppi, il pareggio della Molassana Boero al 41° con Zoppi. È arrivato il pareggio da parte di Zoppi dopo un errore abbastanza evidente della difesa Amaranto. Dunque adesso è ripartito in questo momento il secondo tempo. Attenzione, intanto la palla per Carta. Carta al centro dove c'è Paganini. Il destro è alto, sopra la traversa però. Posizione già battuta da Terini. Ancora Binazzi. Ancora Terini, centralmente per Verdi. Va a cercare il movimento di Razzolini. Attenzione al passaggio favorevole per Di Fiore. Di Fiore! Famosa occasione per l'Arezzo. Rimane comunque in possesso ancora Razzolini. E poi la palla viene messa fuori da Crivelli. Carta. Ancora Platerini. Prova il cross al centro. Zeghini. Alza la sfera. La palla rimane lì. Razzolini! Fuori! Fuori il destro di Razzolini. È riuscito a guadagnarsi la rimessa in fondo campo. Prosperi. Intanto è finita la gara, dunque 1-1 fra Arezzo e Molassana Boero. L'arbitro non ha dato il recupero corposo che ci aspettavamo e alla rete di Paganini ha risposto sempre in primo tempo Zoppi, un Arezzo che ha passato tutto il secondo tempo in pressing offensivo ed è mancato questa volta il cinismo sotto porta e ha favorito Molassana Boero che si è portata a 4 punti in classifica mentre Arezzo con questo pareggio allunga la striscia di risultati utili consecutivi a 6, ma si porta a 14 punti in classifica in attesa di scoprire gli altri risultati delle altre gare. Siamo qui con Laura Verdi, centrocampista dell'Arezzo. Quest'oggi un Arezzo che ha provato fino all'ultimo minuto a cercare il gol della vittoria, ma cosa è mancato concretamente? Ma sinceramente è mancato un po' di cattiveria sia nel campo sia sotto porta. E secondo me veniamo da 3 settimane in cui abbiamo passato 2 domeniche senza giocare, ci siamo allenate poco, quasi mai tutte insieme, quindi i risultati si vedono poi. E ecco, comunque una striscia di 6 risultati utili consecutivi che danno comunque morale alla squadra in vista anche dei prossimi impegni. Certo, sicuramente, siamo nei piani alti, inaspettatamente, vogliamo rimanerci sicuramente. Ci è venuto a ritrovare il presidente Chiara Tavanti. Chiara, quest'oggi un pareggio che è stato amaro, diciamo, perché Arezzo ha creato tanto ed è riuscita però a segnare solo una rete e poi rimontata dalla Molassana. Sì, diciamo che sono stati 90 minuti a una porta. Credo che l'errore, il gol nostro, è nato da un errore arbitrale. Non lo so, c'è da vederlo. Comunque il calcio è anche questo. Abbiamo tirato tantissimo, non abbiamo preso la porta. Le ragazze è una squadra giovane, prima in classifica, devono capire che quando
vengono le squadre avversarie e vengono a portare via punti. Un Arezzo quindi che deve maturare sotto questo aspetto caratteriale probabilmente, che comunque ha 6 risultati utili consecutivi ancora. Sì, sì, ma infatti io sono molto contenta, questo è il calcio, loro devono capire che dobbiamo stare sereni, è un anno difficile, oggi abbiamo portato via un punto, mettiamola così, però questa è la squadra da battere, loro non sono abituati ad essere la squadra da battere. Ecco sì, un Arezzo che finora diciamo ha vinto anche gli scontri diretti, e cosa servirà però secondo te alla squadra per riuscire ad arrivare fino in fondo con anche il gioco che ha espresso nelle ultime settimane? La consapevolezza di essere una squadra forte, basta, e la serenità, la tranquillità. Il calcio femminile, se lo vogliamo giocare oggi, dobbiamo vederlo come un calcio professionista, quindi loro devono capire che entrano in campo per fare il loro dovere e basta. Allora, Max, tante occasioni, abbiamo visto anche il palo, e c'è immagino amarezza perché sono quelle partite che insomma magari il gol si attende da un momento all'altro e però questo gol non arriva, si può stare lì all'infinito e la giornata non va. Amarezza, dispiacere, è stata una partita che poi le immagini forse non fanno nemmeno vedere quello che è successo. Abbiamo stradominato. Occasioni su occasioni, ci è mancata quel pizzico di cattiveria negli ultimi metri per poter concretizzare tutto il grande lavoro, il grande gioco che secondo me abbiamo messo in campo. Il risultato è bugiardo perché un pareggio assolutamente non ci sta, però serve anche questo per crescere. Ho sentito la presidente Chiara Davanti che diceva non siamo abituati a essere la squadra da battere a livello anche psicologico. Sì, è vero, bisogna cominciare a capire che quando incontriamo le altre squadre cercano di giocare la partita della vita, del campionato, tra virgolette. Quindi se prima bastava il 100% per vincere le partite, ora anche noi dovremo fare un ulteriore salto di qualità e capire che se vogliamo arrivare fino in fondo in una determinata posizione di classifica dovremo migliorare senz'altro. Riccardo, che cosa si può dire di questa partita? È stata una partita che è iniziata bene con l'espulsione della giocatrice Vanessa Navuero e il calcio punizione trasformato in modo egregio da Paganini. Poi probabilmente la squadra si è lasciata un po' deconcentrare da alcune atmosfere che erano in tribuna e in campo e hanno subito il gol del pareggio. Dopodiché la squadra ligure del Vanessa Navuero si è rintanata a catenaccio dietro proprio a metà campo. Infatti nella ripresa è stata una partita a senso unico in cui l'Arezzo ha sfiorato più volte di quelli che abbiamo visto il gol del pareggio. Queste sono state un po' diciamo le azioni più salienti, con il palo colpito da Di Fiore e Razzolini che 2 o 3 volte da vicino al gol ha sbagliato davvero di pochissimo. Risultato sfortunato, bugiardo come diceva il mister, però purtroppo è un pareggio che attualmente porta Arezzo al secondo posto. Ecco, dopo la pausa vedremo i risultati. Elettra, qui sono quelle partite, so che è difficile anche trarne particolari indicazioni se non in positivo, perché comunque quando una squadra attacca così tanto insomma è un caso che poi non sia arrivata la vittoria. Sì, certo, poi è ovvio che non puoi non dire il gatto finché non ce l'hai nel sacco, no? Leggendo anche un po' sui vari portali dedicati al calcio femminile ci davano assolutamente come super favorite la Molassana, ovviamente fuori dai giochi. Invece sono quelle partite in cui paradossalmente, questo me l'ha insegnato il mister anche la settimana scorsa con il suo timore nei confronti dello scontro a Pisa, sono quelle in cui bisogna porre una maggiore attenzione. Le ragazze però hanno giocato bene, hanno fatto effettivamente quello che gli veniva chiesto di fare, sicuramente c'era anche da dire che loro comunque hanno proseguito lo stop in campionato con il turno di riposo, scontandolo la settimana scorsa, noi invece dopo 3 settimane comunque di stop, di 2 turni che non abbiamo giocato 2 volte nell'arco alla fine di 3 giorni, quindi sicuramente anche i ritmi un po' si sono spezzati rispetto a prima. Ecco, come le avete passate anche quelle 2 settimane di Pisa da primi in classifica e poi confermati dopo appunto la trasferta di Pisa? Diciamo che non ero abituato e non eravamo abituati a questi stop così lunghi, poi dopo solo 4 partite stare fermi 3 settimane non è stato semplice far sì che le ragazze non perdessero concentrazione, che era un pochino l'aspetto che temevo un pochino di più, anche perché poi riprendevamo comunque il campionato con la trasferta di Pisa ultimo in classifica. Non era semplice mantenere la concentrazione.
La partita di Pisa l'abbiamo vinta dominando, anche se lì avevamo manifestato anche a Pisa qualche problemino nella finalizzazione, problemino che oggi si è ripetuto. Quindi ecco, sì, il caso qualche volta è vero, la partita probabilmente non l'abbiamo vinta non solo per caso ma anche per demeriti nostri poi. Abbiamo già intravisto i risultati, li vedremo meglio dopo la pubblicità, rimanete con noi. Eccoci tornati, allora stiamo commentando questo turno infrasettimanale dell'Arezzo Calcio Femminile, vediamo tutti i risultati di questa giornata con l'aiuto anche del sito Calcio Femminile. Torino Grifo Perugia 2-2, abbiamo detto Arezzo Molassana Boero 1-1, la Florenzia che è andata a vincere 5-1 in casa della femminile Juventus Torino, Ligorna Pisa 0-0, Luserna batte Lavagnese 2-0, Romagnano Amicizia Lagaccio 1-1. Per questa classifica dunque l'Arezzo perde la testa, adesso c'è il Luserna a quota 15 in vetta, poi Florenzia e Arezzo 14, Novese 12, Lavagnese femminile Torino, Ligorna 9, Grifo Perugia, Lagaccio 8, Romagnano 5, Molassana Boero 4, Torino 3 e via via, insomma le ultime. Possiamo anche dare un'occhiata al prossimo turno che l'Arezzo riposa, ma c'è chiaramente l'interessantissimo scontro diretto che si giocherà in casa della Florenzia contro il Luserna, dunque questo big match forse arriva nel momento giusto, nel senso che mentre l'Arezzo riposa intanto si scontrano loro due, quindi qualcuno i punti di cioè non potrà prendere in largo, diciamo. Ma così, guarda, io devo essere sincera che quest'anno il calendario sotto certi aspetti sembra comunque sorriderci, perché ha messo tutti gli incontri giusti forse nel momento giusto. Anche oggi bene o male comunque c'era la Novese che era innocua perché riposava, quindi insomma sembra che forse almeno un aiutino da questo punto di vista, per come eravamo sconfortati all'inizio quando sono usciti questi calendari con questi due turni infrasettimanali e la partita il 23 di dicembre, invece dai, forse qualcosa è mister, ci ha sorriso anche, no? Aiutarsi anche da sole poi. Certo. E tra l'altro per la Molassana Boero oggi è stato il primo pareggio, perché fin qui aveva fatto 3 sconfitte e una vittoria. Arezzo e Fiorentina, diciamo, rimangono a quota 0 sconfitte, quindi anche questo è un dato comunque che, un dato positivo, che insomma, spicca. La cosa, ecco, guardando i rendimenti, diciamo, a livello di statistiche, si nota come Luserna e Florenzia segnano molto più dell'Arezzo, però questo non gli è servito per ottenere più punti, nel senso che l'Arezzo fa i gol giusti a parte, esatto, oggi e comunque vince lo oggi stesso, no? Cosa ci dice questo dato? Dice che comunque siamo una, probabilmente la seconda o la terza miglior difesa del campionato. Abbiamo qualche non problemino a creare occasioni, perché se devo contarle in tutte queste partite penso che potevamo fare almeno 10-15 gol in più. Allora, nella finalizzazione ci lavoreremo anche su questo, però ecco, i gol che abbiamo fatto fino adesso sono serviti comunque per farci stare in una posizione di classifica che forse a inizio campionato nemmeno immaginavamo. Riccardo, una classifica che comunque siamo chiaramente nella fase ancora iniziale, però un po' si sta delineando, perché già la Lavagnese comincia a essere staccata, insomma. Sì, quello è vero, ci sono 2 punti di distacco dalla Novese che oggi riposava e ce ne sono altrettanti dal terzetto Lavagnese, Juventus e Ligorna. Comunque un campionato che non finisce di stupire, dobbiamo ancora imparare a conoscere bene le squadre e il loro potenziale, sono squadre che ancora sono sotto fase di rodaggio, per esempio Lavagnese che ha partita malissimo perdendo contro l'Arezzo e poi è andata a vincere contro Molassana Boero 6-0 contro altre squadre. Adesso per l'Arezzo c'è una settimana e mezzo di riposo, poi andrà a giocare a Ligorna e in casa lo rivedremo verso metà novembre contro il Torino, solamente 2 scontri interessanti che potranno portare altre informazioni in più a noi e al mister. Ecco, Novese che al momento potrebbe essere la squadra che potrebbe sorpassare l'Arezzo, è impegnata nel prossimo turno in casa dell'Amicizia Lagaccio che si trova a quota 8 in classifica. Chiaramente questi turni di riposo, come in tutti i campionati dove ci sono, un po' chiaramente vanno a incidere, nel senso che è vero che tutti giocano lo stesso numero di partite, però bisogna vedere poi quando riposi e cosa succede. Certo. Anche a livello poi la classifica in questo momento del campionato fa un po' storia a sé. Sì. Bisognerà aspettare sicuramente inizio anno, i mesi di gennaio e febbraio, per avere un quadro un pochino più delineato, quando tutte le squadre avranno chiaramente riposato e quando insomma il campionato si farà più interessante.
Senti, la scorsa settimana qui la presidente Chiara Tavanti ci ha detto che ti ha corteggiato tantissimo, mi pare 2 settimane ha detto una cosa del genere, no? E quindi insomma ha detto che a istinto l'avevi subito conquistata, su suggerimento di Andrea Riccioli, che è il vicepresidente dell'Arezzo. Sì, a dire la verità mi aveva conquistato anche lei, quindi conoscete Chiara, quindi... È un tipo che insomma si fa ben volere, ha grande entusiasmo, e già questo mi è bastato parlarci la prima volta. Poi venivo da un'esperienza, comunque da esperienze positive, e cambiare così radicalmente esperienza mi ha bastato pochissimo a convincermi. Poi un pochino mi sono fatto corteggiare, come dice lei, ma è stato... Fino adesso, diciamo, sono più che soddisfatto e più che contento della scelta. Che ricordo hai la prima volta che ti sei presentato al campo di allenamento? Perché comunque è un cambiamento per un allenatore, è ovviamente abbastanza... Sì, poi insomma, io credo che l'importante sia rimanere se stessi, indipendentemente che poi si abbia a che fare con una squadra maschile ed una femminile. E io ho cercato di fare questo, ho cercato di pormi allo stesso modo di sempre, e vedo che... Spero di essere apprezzato, ma mi sembra che insomma le cose fino adesso stanno andando bene. Riccardo, in che cosa è stato più bravo secondo te a Max in questo inizio di stagione? È riuscito innanzitutto a farsi dare la fiducia a tutte le ragazze che lo seguono, e soprattutto a dare un gioco a questa squadra. Abbiamo visto come negli anni passati fosse difficile riuscire a far muovere tutta la squadra insieme, e attualmente, nonostante anche oggi nel pareggio contro la Monastana Guerra, abbiamo visto tanti spunti interessanti che negli anni passati non avevamo visto. Quindi probabilmente potrebbe essere questo il fatto che fa la differenza rispetto anche alle altre squadre. Non è mai facile riuscire a dare un gioco, a far quadrare una squadra. Attualmente Arezzo lo sta facendo bene. Elettra, c'è la sensazione, e ce l'auguriamo ovviamente che sia così, che si possa aprire un ciclo di risultati, ma un ciclo che faccia continuare la crescita di questa società. Sì, quello sicuramente è un po' l'obiettivo della società. Comunque la società quest'anno non l'ha mai nascosto, l'idea sarebbe quella di lottare per provare ad agguantare questa, mantenere la categoria, insomma provare ad entrare in questa Serie B a girone unico nazionale. Se senti le ragazze, poi loro ti dicono direttamente che vogliono vincere il campionato, ovviamente sono entusiasmi, un attimino bisogna riportarle sul pianeta Terra, no? Ogni tanto loro, però effettivamente è un entusiasmo che ci vuole, ed è un entusiasmo che soprattutto non si è mai visto negli anni passati, e questo ci fa molto piacere, perché sono molto più consapevoli dei loro mezzi, e io penso anche per merito insomma di Marx, loro si affidano tantissimo a lui, sono proprio sicure, quindi ora al di là del fattore sicuramente tecnico e tattico, per cui io non discuto, però quello che vedo in loro è una serenità molto grande con questa guida, con la guida di Marx. Ecco, è alla portata secondo te anche il primo posto? Aspettiamo. Per ora, certo, dobbiamo puntare al massimo, però siamo consapevoli che l'obiettivo è quello di entrare comunque tra le prime tre, e faremo di tutto per conquistare questo traguardo. Non sarà facile, perché comunque le squadre attrezzate sono tante, specialmente secondo me la Florenzia, nonostante abbia pareggiato un paio di partite, insomma secondo me ha una rosa di livello superiore a tutte le altre, fermo restando che poi dovremo ancora vedere Luserna e le altre. Ecco, un campionato questo che, avendo appunto così questa formula un po' crudele, anche solo tre e il resto insomma finiscono giù di sotto, però ecco, andando appunto, spingendosi a gennaio-febbraio, dove sicuramente delle squadre saranno tagliate fuori, questo insomma a livello di obiettivo cambia molto, no? Bisognerà fare di tutto per rimanere nel gruppo di testa, che poi siano 3-4 squadre, 5 quelle che saranno, e poi dopo giocarsi tutte le ultime partite, però dobbiamo assolutamente rimanere aggrappate alle prime. Bisogna vedere poi anche il calendario, perché un conto, certo, poi nelle ultime giornate giocare con una squadra numericamente sono tanti, può fare la differenza. Certo. Questo è nelle formule dei campionati, poi l'obiettivo, poi magari uno si impegna fino alla fine, però inconsciamente, no, certo, quando non c'è obiettivo è chiaro che le partite, no Riccardo, possono essere
di poco significato. Sì, no? Esatto, questa è una cosa che può favorire Arezzo, ma può favorire anche altre squadre a seconda del calendario. Un Arezzo che comunque fin qui ha affrontato Florenza e Lavagnese, che sono due squadre che puntano, Florenza a vincere il campionato, Lavagnese a salvarsi, e ha fatto bella figura. Contro Lavagnese ha vinto, contro Florenza ha rischiato di vincere la vittoria, quindi bisogna dare continuità a questo gioco perché questo qui potrebbe fare la differenza rispetto alle altre squadre. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. E eccoci all'ultima parte di Mondo Amaranto, prima della carrellata del settore giovanile dell'Arezzo. Volevo chiedere a Max, a livello proprio diciamo di filosofia calcistica, ecco, qual è il tuo ideale e che cosa punti anche, no? Da cosa cerchi di veicolare? A me piace che la squadra faccia un gioco palla a terra, che cominci l'azione dal basso. Non mi piace questi palloni buttati per aria, come si vedono spesso non solo nei campionati, nel campionato di Serie B femminile, ma anche nei campionati dilettanti in generale. E, come modulo di gioco, in questo momento stiamo giocando con il 4-3-3, ma perché in base alle caratteristiche delle ragazze mi sembra più opportuno giocare in questo modo. Poi, ecco, da quel punto di vista miro sempre a vedere le caratteristiche delle ragazze e poi mettere a loro un modulo di gioco adatto. Ecco, non so che informazioni girino anche delle avversarie, ma è una preparazione diciamo abbastanza mirata sull'avversario o a prescindere da quella che... Diciamo che puntiamo a fare il nostro gioco, sì, indipendentemente dalle squadre che abbiamo di fronte. Certo, poi magari di alcune squadre si conosce qualcosina in più, allora si possono organizzare delle cose più mirate, di alcune squadre purtroppo conosciamo veramente poco, per cui a quel punto si lavora pensando solamente a quello che dovremo fare noi in partita. Bene Max, in bocca al lupo e ovviamente magari ci ritroveremo più avanti. Vediamo un attimo che cosa è successo nei principali campionati giovanili dove è impegnato l'Arezzo, poi in chiusura nel salutarci vi lasceremo con la sintesi di Arezzo-Ravenna, campionato Berretti. Vediamo i risultati però intanto del campionato Berretti, con l'Arezzo che è riuscito, era in vantaggio 2-0, poi Ravenna aveva rimontato grazie a un rigore e poi a una punizione, e quindi nel finale è arrivato il gol del 3-2, come vedremo più tardi. Intanto vediamo però i risultati: Arezzo batte Ravenna 3-2, Fermana batte San Benedettese 2-1, sul campo della Reggiana ha vinto l'Alma Juventus Fan 1-0, a Siena vince il Teramo 3-0, Sant'Arcangelo Gubbio 3-0, in casa della Viterbese ha vinto il Modena 1-0. Per questa classifica il Modena rimane in testa 16, Reggiana 15, Sant'Arcangelo 13, Juventus Fanno 10, 8 a Fermana e Arezzo, 7 Siena, 6 Ravenna e Teramo, 5 Gubbio, 4 San Benedettese, 3 la Viterbese. Andiamo a vedere gli allievi o under 17 allenati da Beppe Forasassi. Vediamo un attimo i risultati. Qui c'è stata una sconfitta abbastanza pesante, 4-1 in casa della Fermana, che ha chiuso in vantaggio 3-0 il primo tempo, poi a inizio ripresa Calussi aveva cercato di riaprire per l'Arezzo e però poi è arrivato anche il quarto gol della Fermana. Alma Juventus Fano San Benedettese 1-0, la Paganese ha vinto 5-2 in casa del Bisceglie, Gubbio batte Casertana 3-1, Juve Stabia Teramo 1-1, Siena Fidelisandria 2-2 per la classifica, dove c'è in testa proprio la Fermana e la Juve Stabia a quota 16, Viterbese 15, Arezzo 12, qui finisce la zona di classifica che poi dà l'accesso alle fasi finali, e a 12 ci sono anche Paganese e Siena, a 11 il Fano, 10 Gubbio e Teramo, 8 Fondi, 7 San Benedettese, 4 Casertana, Bisceglie e Fidelisandria a 1. I giovanissimi o under 15 invece con la Fermana hanno vinto 1-0 grazie a un gol di Sinani al 14esimo minuto, poi ci sono state altre occasioni, ma insomma l'Arezzo alla fine è comunque riuscito a vincere per 1-0. Alma Juventus Fano San Benedettese 2-3, Bisceglie Paganese 1-1, stesso risultato anche per Gubbio Casertana Juve Stabia Teramo, la Fidelisandria sconfitta Siena 1-0, Fondi Viterbese 2-2. Qui in testa abbiamo Bisceglie, Viterbese, San Benedettese a quota 14, 13 Paganese, 12 Gubbio, 11 Juve Stabia, 10 Casertana e Fondi, 8 Arezzo, 7 Siena, 6 Fidelisandria, Fermana 5, Alma Juventus Fano 4 e Teramo a quota 2. Oltre a Max Lorenzini, ringrazio Riccardo Buffetti, grazie a Elettra Fiorini. Allora vi lasciamo alla sintesi della Berretti Amaranto 3-2 su Ravenna. Buona serata. Seguiremo questa settimana per la prima volta il campionato Berretti e Arezzo-Ravenna.
L'Arezzo che viene a questa partita, arriva a questa partita con 5 punti, frutto di una vittoria casalinga contro il Teramo, poi 2 pareggi, 2 sconfitte. L'Arezzo quindi con 5 punti, 1 in meno del Ravenna, che come l'Arezzo ha vinto una sola partita, un pareggio in più però per la formazione allenata da Marcello Ottaviani, Arezzo allenato invece da Andrea Bernini. Attenzione a Sussi che fa partire una grande giocata e poi lancio per Caselli, tutto solo, Caselli tutto solo, la respinta di Cavalieri e poi Billy, Baldi rischia su Caselli, ruba palla in area di rigore, va col destro e la battuta che finisce su Cavalieri. Ancora Caselli, seconda opportunità per l'Arezzo. Poi dribbling secco qui di Balai su Crocini. Ancora Balai dall'altra parte, tutto solo David, attenzione, David va a puntare in area di rigore, David ne salta due, David conclusione, Ubirti, grandissima risposta. L'Arezzo che prova a insistere con Crocini. Sussi, buon aggancio. Poi in area di rigore lo scambio con Chioccioli, conclusione a scendere di Sussi, che gol! L'Arezzo va in vantaggio con un gol straordinario di Sussi, una parabola imprendibile per il portiere Cavalieri, all'improvviso Sussi porta avanti l'Arezzo, un grandissimo gol al 32esimo. Di nuovo Chioccioli, è andato a vuoto Dantini, poi non trovato Caselli che poi con un guizzo che copre conclude, pallone sul fondo ancora con la deviazione del portiere Cavalieri. Caselli, Caselli, Billy lo salta, Caselli, grandissima giocata, ragazzi, con Caselli, Caselli e poi a porta vuota il gol di Chioccioli, il raddoppio dell'Arezzo, Chioccioli, ma straripante ancora l'azione di Caselli, straripante azione di Caselli, nessuno è riuscito a contenerlo, tantomeno Billy. Chioccioli che a porta vuota porta l'Arezzo al 2-0. Poi Tovaglieri si gira bene, grande slalom, Tovaglieri in area di rigore, finisce a terra e calcio di rigore. Salines su Tovaglieri, giallo per Salines, calcio di rigore per il Ravenna. La prima fiammata della ripresa di Tovaglieri, capocannoniere della squadra. Parte Tovaglieri, il destro è precisissimo, niente da fare per Ubirti. E dunque il Ravenna di mezzo allo svantaggio torna in partita, Arezzo avanti, adesso però 2-1 al quarto d'ora. Lo stesso Tovaglieri che riporta il pallone in mezzo al campo. Ma Centonze, palla che gira, arriva nel mucchio, attenzione alla conclusione di Gardini, ribattuta Tovaglieri, fuori per Centonze, parte un altro cross morbido, Ravanelli allungato, poi il tiro al volo, Ubirti, David, David in mezzo, Centonze la piazza col destro e la palla va sul fondo, di pochissimo fuori, David prova a inserirsi, David, Ravanelli in due tempi, Salines, David prova a rubare palla con gioco di prestigio, vince il rimpallo, David col destro, Ubirti, ma come ha fatto a prenderla? Centonze, palla deviata che finisce in rete, il 2-2 del Ravenna, accerchiato l'autore del gol che è Tovaglieri, ancora Tovaglieri ha trovato in mischia la deviazione vincente che dà il 2-2 a Ravenna, l'Arezzo che ha il vantaggio 2-0. Va Chioccioli, palla di Cuero! Colpo di testa precisissimo di Cuero che riporta in vantaggio l'Arezzo! Riporta in vantaggio l'Arezzo! Che stacco di Cuero! Dentro l'area di rigore. Davvero un gol forse inaspettato dopo che l'Arezzo aveva subito la rimonta al 39esimo sul corner da destra di Chioccioli. Cuero trova l'angolino, 3-2 per l'Arezzo. Allora mister Bernini, una bella vittoria, un buon primo tempo, c'è stato un attimo di passaggio a vuoto a metà della ripresa, però siete riusciti lo stesso a riportare a casa il risultato. Sì, un risultato sicuramente importante, fatto una disamina giusta perché penso il primo tempo potevamo andare sul parziale sicuramente più rotondo perché il loro portiere, un po' per imprecisione nostra, un po' per bravura del loro portiere, ha fatto veramente 2-3 interventi importanti. Il secondo tempo non siamo rientrati benissimo in campo, abbiamo rischiato di compromettere una prestazione sicuramente discreta, i ragazzi stanno migliorando
E poi c'è stato questo orgoglio alla fine con questo gol, per fortuna insomma siamo riusciti a portare a casa un risultato importante per noi. Da questo punto di vista la squadra si vede che sta crescendo e soprattutto ha dimostrato una grande reazione proprio nel momento in cui aveva subito il pareggio, perché quello era un momento che le gambe potevano venire tagliate dal gol del 2-2. Sì, questo sicuramente, sicuramente dovrò lavorare, che bisogna gestire meglio le partite quando siamo in vantaggio. Sicuramente qualcuno avrà pensato che avremmo già vinto e quindi abbiamo mollato, non siamo stati aggressivi, non accorcevamo più avanti come il primo tempo. È una squadra che loro, una squadra di tutto rispetto, perché domenica insomma sono andato a fare un risultato importante a Modena, hanno riuscito a pareggiare, una squadra che gioca bene a calcio e davanti ha un reparto molto forte, quindi lasciandoli giocare, allungandosi, sicuramente siamo andati in difficoltà. Per fortuna poi alla fine siamo riusciti a rifare il gol del 3-2, è una vittoria sicuramente importante, poi insomma sono state anche dopo il 3-2 altre due o tre occasioni buone per noi, però godiamoci, adesso c'è la sosta, godiamoci questo periodo, e lavoriamo perché c'è da lavorare tantissimo ancora, però diciamo che sono soddisfatto dei ragazzi.